Oggi parliamo di auto. So che non tutti piacciono, però sono sicuro che a tutti piacerà vedere quali sono i record più incredibili effettuati con una macchina. Quindi vediamoli subito assieme. Ti piacerebbe vedere una Range Rover mentre scala una pendenza di 45 gradi? Te la faccio vedere subito. Questa è la prima vettura al mondo ad aver affrontato la Via del Dragone. Questo percorso, lungo 11,3 km, non solo consiste di 99 curve vertiginose, ma anche di 999 gradini estremi. Al volante c'era il cinese Ho Pin Tung, un pilota professionista. Questa è stata senza dubbio una delle sfide più impegnative che abbia mai affrontato. La Range Rover Sport si è comportata brillantemente, senza mollare mai la presa. C'è da dire che questa vettura è davvero insormontabile. Affrontare una pendenza di questa portata fa impressione vederla a video. Figuriamoci in prima persona con le mani che ti tremano dalla paura. Chiunque odia il parcheggio parallelo, soprattutto quando sei in città e quindi bisogna fare i conti con centinaia d'auto che ti passano a destra e a sinistra. Ma se sei Han Yu, il parcheggio millimetrico è il tuo lavoro. Infatti questo drifter cinese ha stabilito il nuovo Guinness World Record per il parcheggio in parallelo ad alta velocità più stretto mai realizzato, infilandosi in uno spazio di soli 8 cm più lungo della sua vettura. Ma aspettate, perché c'è un colpo di scena. Nel 2015 Alistair Moffett ha battuto il record cinese, parcheggiando una 500 in uno spazio che era solo 7 cm più lungo dell'auto stessa. Porsche Cayenne traina un Airbus A380. Avete capito bene, questo è un nuovo record mondiale davvero folle. È incredibile l'impresa che si è svolta all'aeroporto di Parigi. Un comunissimo Porsche Cayenne ha trainato per 42 metri il secondo aereo più grande del mondo adibito per il trasporto di civili. Magari ora qualcuno di voi si starà chiedendo se il record sia stato stabilito grazie ad una motorizzazione diesel o benzina. Beh, la risposta è entrambe. Inoltre, le vetture utilizzate per il test erano totalmente stock come da concessionario. L'unica modifica attuata consisteva nel gancio traino. Col passare degli ultimi decenni, la sfida fra le supercar più veloci del mondo si è fatta sempre più impetuosa. Molti sono ancora convinti che in cima alla classifica si piazzi ancora la Bugatti Veyron Supersport, ma non è così. Non è la Bugatti e non è nemmeno la Koenigsegg Agera RS1. Attualmente il titolo spetta alla Hennessy Venom F5, con 1600 cavalli di potenza e in grado di spingersi oltre 480 km/h. Si tratta quindi di una potenza specifica nettamente superiore a quella della Bugatti Divo. Pensate che raggiunge i 300 km/h in meno di 10 secondi. Eccovi uno dei numeri più maestosi mai eseguiti con un'auto. L'obiettivo di questa impresa era quello di stabilire un record mondiale sul salto più lungo. Il pilota Kenny Powers avrebbe dovuto lanciarsi da una rampa di 25 metri d'altezza ad oltre 430 km/h. Purtroppo però le cose non sono andate secondo i piani. Una volta in aria l'auto cambiò traiettoria e molti pezzi volarono via. Inoltre uno solo dei due paracaduti si aprì e l'auto atterrò con violenza. Dopo 5 anni di pianificazione ed oltre 1 milione di dollari spesi, l'impresa è stata un completo fallimento.